Abdelgarda cambia sede dal palazzetto dello sport allo spazio ricavato sopra il Famila di Lonato del Garda. Roberto Ardani, sindaco di Lonato e anche medico di base, quindi doppiamente interessato a questo evento. Il comune, ancora una volta, il comune di Lonato si è dimostrato attivo nel cercare e concedere questi locali. Beh, assolutamente sì, davanti a un tema così importante e così grave come la pandemia non potevamo essere assenti, lo siamo sempre stati, abbiamo dato la disponibilità del palazzetto dello sport per il grande hub vaccinale quando si era posta ancora qualche mese fa l'indicazione di chiudere i grandi hub. Noi là avevamo 12 postazioni, quindi abbiamo 4 e fare dei mini hub sul territorio. Abbiamo dato la nostra disponibilità di questo spazio che il comune ha acquisito per gli uffici sanitari e sociali e l'abbiamo concesso a SSD del Garda. Ecco, ovviamente è uno spazio più ridotto rispetto al precedente, ma attivo, ci sono degli orari da rispettare anche. No, la modalità sarà come in quella che è prevista precedentemente, uno si iscrive sul sito regionale per la vaccinazione, quindi la modalità è la stessa. È chiaro che la riduzione era legata al fatto che si pensava comunque di dover fare solamente dei richiami, anzi speravamo di farli più avanti, invece adesso con questa evoluzione così importante purtroppo del Covid ulteriormente, ci sarà la necessità di aumentare le vaccinazioni anche a breve termine, non più a settembre-ottobre come pensavamo, però questa struttura può essere assolutamente efficace ed efficiente per poter permettere di fare ciò. A qualche dato attuale per Lonato del Covid? Diciamo che il Covid purtroppo sta diffondendosi molto, penso che saremo sui 150 lonatesi positivi e su altrettanti che poi non dichiarano perché molte persone magari fanno il tampone non ufficiale e risultano positivi, però indubbiamente questa forma quinta dell'Omicron si sta diffondendo molto e fortunatamente però le condizioni delle persone che sono quasi tutte vaccinate o l'hanno fatto non danno grandi criticità. Nei momenti importanti non può mancare l'assessore regionale Alessandro Martinzoli, oggi è importante, non è una novità ma è un trasferimento e forse anche una sede fissa per questo hub del Garda. Alessandro, insomma, il lago di Garda dipende ancora da Lonato, possiamo fare la battuta così. Beh, diciamo che ogni comune ha una sua baricentricità nell'offrire servizi e Lonato, per quanto riguarda questo servizio legato alle vaccinazioni, è stato un grande punto di riferimento, una grande hub che ha saputo dare continuità, mettendo a disposizione un palazzetto dello sport, e non era scontato perché indubbiamente le società sportive sono state molto generose nell'accettare questo sito e adesso trasferirlo qui senza aver mai interrotto il servizio è qualcosa assolutamente di importante per la comunità, importante perché ci sono tanti volontari che non smettono mai di mettersi a disposizione e credo che questo faccia capire la sensibilità che si deve assolutamente avere dal punto di vista sanitario su una pandemia che sembra non volerci proprio abbandonare, anzi crea ancora delle incertezze su quello che sarà il futuro, con arrivi di nuovi magari virus che possono, non devono allarmarci, ma devono farci vedere come invece siamo pronti ad affrontare la situazione, anche le più delicate. Ecco, in questi giorni è partito la quarta dose, io l'ho appena fatta qui, così ho inaugurato anche, ho fatto la quarta dose, la Regione Lombardia non è un settore della sanità, però dall'assessore regionale possiamo parlare, insomma la Regione Lombardia si difende bene, ma abbiamo Brescia nei corsi quotidiani che insomma, ieri aveva 1.400 positivi, si batte bene Brescia. Beh, sì, siamo un po' sorpreso, il contagio che anche in questo periodo estivo non sta mollando, sembra essere meno aggressivo, quantomeno, e durare quando contagia la persona per una settimana, però a livello di numeri siamo altissimi, cominciano ad esserci persone che devono andare in ospedale, essere ospedalizzate, qualcuno in terapia intensiva. E si pensava che il virus sotto la presa del caldo non si comportasse così. Dunque, ecco, vuol dire che questo virus non ci dà punti di riferimento, dobbiamo sempre essere pronti. E qui bisogna ringraziare l'amministrazione di Lonato, il sindaco Tardani per la sua sensibilità, ma anche per la sua professione che svolge, è quasi una
cosa ordinaria per lui mettersi a disposizione in questo settore e mettersi a disposizione non solo di Lonato ma di intero bacino. Ecco, l'ha detto la vicepresidente Letizia Moratti, non si deve abbassare la guardia, si deve procedere alla quarta vaccinazione e anche sempre continuare con le precauzioni che noi tutti dobbiamo adottare per salvaguardarci e salvaguardare gli altri, lavarsi spesso le mani, mantenere una distanza corretta, usare la mascherina, insomma. Continuiamo questa informazione perché ce n'è assolutamente ancora bisogno.